Vincenzo, intanto siamo in diretta con Francesco Emilio Borrelli, deputato del Parlamento italiano, che immagino tifoso azzurro. Esatto, bravo. Immagino anche tifoso azzurro, no Francesco? Sì, tifoso azzurro, ma soprattutto tifoso della bella Napoli. Tu che tra l'altro sei anche un nostro collega, che sei giornalista, anche tu, sì. Pubblicista. Professionista. Ah, professionista, pensavo. Da tempo immemore. Ah, quindi anche tu hai raggiunto questo bel traguardo. Francesco, innanzitutto che clima hai trovato qui a Castellisango? Primo giorno per te, prima visita immagino. Che non no, prima visita in visita assoluta, no, ma c'era una delegazione di parlamentari perché con il presidente De Laurentiis e altri presidenti di importanti società di calcio si stanno valutando alcune modifiche alle norme e ovviamente stando io in commissione finanze sono interessato assieme agli altri parlamentari a capire che risvolto potrebbe avere. Poi ovviamente ne ho approfittato e mi hanno fatto insomma conoscere un pochettino del personale e anche dei calciatori del Napoli. Dato che mi è servito questo assist, chiedo al Francesco, giornalista De Laurentiis, era sereno, come l'hai visto? C'è la questione Osimhen, che penso tu conosca, in questo momento sta un po' affliggendo i tifosi, sta affliggendo la società perché non si riesce a vendere, Victor, che hai carpito qualcosa? No, non ho carpito, anche perché io lo dico onestà, io sono contento e tifo per la nostra squadra, ma poiché abbiamo circa il 99,9% degli abitanti di Napoli e province esperti di calcio, io metto nello 0,1, quindi non so dirvi queste cose. Mi hanno detto gli altri colleghi parlamentari, che invece sono super esperti, che invece l'hanno visto rilassato, quindi loro sono riusciti a carpire cose che io, anche perché non seguo con tale determinazione, quindi io sono interessato soprattutto all'aspetto tecnico, se noi riusciamo a fare delle norme nuove che possano permettere, anche perché io ho un obiettivo un po' diverso anche dagli altri, io vorrei rendere più fruibile e meno commerciale il calcio e ad esempio permettere a più giovani, come avveniva quando ero io piccolo, io conoscevo i nomi dei calciatori napoletani che giocavano nel calcio Napoli, oggi non ne vedo più, vorrei che i nostri scugnizi, i nostri ragazzi potessero avere l'opportunità di giocare e diventare loro campioni d'Italia o del mondo. Lo so che prima di lasciarti, grazie mille anzi per essere con noi. Sì, Vincenzo, do anche la cuffia a Francesco se vuole, sì, ora ti sente anche lui. Sono tu i capelli. Ciao. No, io vi faccio questo esempio, alle Olimpiadi io vedo giocare i nostri connazionali, nelle partite di calcio io non vedo giocare quasi più nessun nostro connazionale, non perché non sia giusto prendere gli stranieri, però a un certo punto è possibile mai che nel nostro paese o nella nostra città non ci siano più ragazzi che siano in grado di diventare campioni o calciatori? E io me lo pongo questo problema. Allora, se le squadre di calcio vogliono migliorare le loro situazioni economiche, mi sembrano già molto buone, io dall'altra parte voglio che ci siano dei ragazzi, ma io parlo per la mia città, ma potrebbe essere per la città di Milano, di Palermo e così via, che abbiano la possibilità di entrare nelle squadre sportive e diventare loro a loro volta campioni. Perché io quando ero piccolo conoscevo i miei calciatori, ancora oggi me li ricordo, abbiamo avuto Cannavaro, abbiamo avuto Bagni, ma oggi chi è l'ultimo napoletano, parlo ovviamente della nostra squadra di calcio, che noi ci ricordiamo grande campione? Possibile mai che non sono nati più bambini capaci di diventare campioni? Oppure che oramai il mercato è talmente feroce che vengono stritolati immediatamente? Oppure servono talmente tanti soldi per diventare calciatore che non è la possibilità, almeno che non trovi qualcuno di straordinario? Allora, da una parte vogliono migliorare le loro condizioni, la società, sono d'accordissimo. Dall'altra parte io voglio migliorare le condizioni della società, dei miei concittadini e del mio territorio. Poi vogliamo affrontare un'altra cosa. Per me c'è il problema dello Stato San Paolo che non fanno entrare le bottigliette e gliele vendono a prezzi usurai. Per me non va bene. Allora, sono delle cose, perché io non ho interesse, non devo avere i biglietti gratis perché non vado a vedere le partite, posso permettermi liberamente di dire determinate cose. Certo, o la questione parcheggi anche. Che i parcheggi sono in mano agli abusivi prevalentemente, e quelli là che invece sono legali fanno prezzi usurai, devi venderti la collana d'oro per entrare dentro un parcheggio, e non è possibile una cosa del genere, e non solo quando gioca il calcio Napoli, per dire la verità, tutte le altre attività. E onestamente io sono un po' fuori, diciamo, da questo entusiasmo calcistico, non perché non voglia che la squadra vada avanti, vinca lo scudetto, sono felicissimo, però voglio anche migliorare la qualità della vita per quanto mi riguarda del mio territorio.
No, il problema che si è posto rispetto a tutte queste idee è che se venissero portate avanti soltanto dai parlamentari, diciamo, di origine meridionale o campana, non avrebbero nessuna possibilità. Non a caso, durante quella riunione che lei cita, dove pure c'ero, era presente anche, come si chiama quello che fa il presidente della squadra e pure senatore? Lotito. E quindi io penso che si stia facendo un asse. Però torno a ripetere. Viva gli imprenditori, i manager, le grandi società sportive, onore e merito e così via. Però oltre ai loro legittimi guadagni, al loro legittimo business, al loro legittimi interessi e creazione, perché ovviamente questo è un mondo che foraggiano e creano anche loro, io sono molto interessato a tutto il resto, e cioè alla qualità dei servizi, alla possibilità di avere prezzi e ingressi popolari, a non utilizzare ad esempio lo Stadio San Paolo per fare mercimonio di acqua e patatine a prezzi che sono impossibili e vergognosi, sottolineo vergognosi per l'ennesima volta. Allora, una cosa è fare business, un'altra cosa è succhiare il sangue alle persone. Lo sport deve essere accessibile a tutti. Se diventa solo spettacolo, accessibile solo a una parte, o se c'hai degli amici, parliamo di chi ha il biglietto perché fa chisto, chi late e lo regala in cambio casomai poi della promessa di un voto un domani, ecco, le cose non vanno più bene. Io vorrei cambiare un pochettino questa percezione e anche questo modo di agire. Per quanto riguarda De Laurentiis, le sue proposte, se non sono condivise da una parte significativa delle altre società sportive, rischiano di diventare un buco nell'acqua, perché ovviamente non ci siamo soltanto noi parlamentari della Campania a votare. E d'altronde l'abbiamo visto con l'RC Auto. Ho proposto in Parlamento di fare la tariffa unica per chi non commette sinistri, per venire incontro soprattutto ai cittadini del sud che pagano cifre inaccettabili, vergognose. E beh, è stata bocciata dalla Camera, e vorrei precisare che l'hanno bocciata i parlamentari del centrodestra, anche quelli eletti al sud, e i parlamentari dell'ex terzo polo, anche quelli eletti al sud, con una presenza significativa di parlamentari che dicevano che erano assicuratori o facevano parte di compagnie di assicurazione. Il tema in questo caso è di lobby. Se c'hai delle lobby forti, vai avanti. Se non ce li hai, la gente può pure rimanere a piedi. E io su questo non sarò mai d'accordo. Già lo abbiamo trattato troppo e lo ringrazio anch'io, grazie mille Francesco. Buon proseguimento qui a Castellammu, penso che oggi poi tornerà. No, ma io ho fatto una sortita, io tra pochi minuti tornerò a Napoli, anche perché voglio andare a trovare la famiglia delle vittime di Scampia, che poco fa mi hanno scritto dicendomi, qua ci troviamo davanti veramente, onore e merito al personale, ai medici, a tutti gli staff dell'ospedale Santo Bono, perché una delle due bambine che era a rischio di vita ha stamattina aperto gli occhi, e quindi questa è la notizia per me del giorno. A cui ci accodiamo, ringrazio ancora Francesco Emilio Borrelli, deputato del Parlamento italiano. E non ma soprattutto sono giornalista professionista. Esatto. I deputati passano, i giornalisti restano, se sono bravi. Restano, e il tuo passato tra l'altro è ben noto a noi fra Radio Marte e quant'altro, tutto il lavoro che hai fatto. Grazie mille, vi riprendo la cuffietta così. Ah, pensavo me l'avessi regalata. No, anche si scollega, grazie mille, ti do anche la mano, grazie per questa intervista, grazie mille.